Il video mostrato è stato realizzato con espressioni che tentano di simulare comportamenti fisici realistici. Prima di procedere con le animazioni in After Effects abbiamo creato un'animatica in Photoshop per avere un'idea dei tempi e dello stile che volevamo imprimere all'intero video. Il primo moto che andremo a descrivere è il moto del pendolo. Come evidenziato dall'equazione si tratta di un moto armonico semplice, a cui è stato aggiunto uno smorzamento esponenziale per simulare la presenza di attriti. L'espressione andrà applicata al parametro rotation dello shape layer, contenente la pallina più piccola, avendone prima fissato l'anchor point in corrispondenza dell'estremità opposta al filo. Abbiamo creato tre expression control, uno di tipo angle e due slider, per regolare i parametri in maniera dinamica. Per collegarli all'espressione abbiamo utilizzato lo strumento PQIP, l'icona a forma di spirale che compare una volta attivato l'utilizzo delle espressioni. Abbiamo poi simulato il moto di un proiettile, associando alla coordinata X l'espressione di un moto rettilineo uniforme e alla Y quella di un moto uniformemente accelerato, dovuto alla presenza della forza di gravità. Poiché il proiettile va orientato lungo la tangente e la traiettoria, siamo intervenuti sul parametro rotation, calcolando la derivata alla traiettoria del pendolo ed ottenendo il valore dell'angolo tramite l'arco tangente, utilizzando opportunamente le formule di conversione da gradi a radianti. Ricordate di prestare attenzione alla posizione dell'anchor point. Il terzo moto che abbiamo realizzato è il rimbalzo della pallina. Nonostante si tratti di una sequenza di moti parabolici, per semplicità abbiamo utilizzato una funzione sinusoidale, in quanto già periodica, simulando i punti di rimbalzo, in cui la velocità della pallina cambia istantaneamente, prendendo il valore assoluto della funzione. Abbiamo lavorato separatamente sulle coordinate X e Y della posizione, cliccando col destro sul parametro Position e scegliendo Separate Dimension. Per fare in modo che il riferimento temporale non fosse assoluto ma relativo all'inizio della clip, abbiamo impostato un'opportuna variabile T in relazione al parametro Start Time. Sulla X abbiamo un moto rettilineo uniforme, sulla Y il modulo di una sinusoide, a cui aggiungere lo smorzamento esponenziale. Per realizzare l'effetto di squash and stretch abbiamo scritto un'espressione sul parametro scale della pallina. Abbiamo utilizzato dei controlli condizionali annidati in modo da gestire le diverse fasi di stiramento e allungamento. La sincronizzazione con la traiettoria è stata effettuata per via empirica, facendo riferimento al grafico della coordinata Y. Oh.